Sono ancora vive nella nostra memoria le immagini dei volti disperati dei tantissimi afghani costretti a fuggire dal proprio paese a causa della presa di potere da parte del regime talebano. Restare indifferenti davanti a tanto dolore, davanti al dolore di un intero popolo, davanti ai soprusi che sono costretti a subire, alla privazione delle libertà e delle dignità che sono alla base della vita di ogni essere umano è assolutamente impossibile. Il Comune di Grosseto si mette a disposizione per ospitare i richiedenti asilo e i rifugiati che arriveranno nei prossimi giorni in Italia. Al momento stiamo verificando, in accordo con ANCI, Prefettura e Governo, di poter trovare un sistema concreto di sostegno reale. Quella del popolo afghano è una vera e propria emergenza umanitaria che ci tocca nel profondo e che richiede una risposta pronta e attenta per la realizzazione di una rete di accoglienza che coinvolga sia le istituzioni locali che gli organismi nazionali ed internazionali. In questo meccanismo di solidarietà il Comune di Grosseto è pronto a fare la sua parte. Da sempre, sia come sindaco, assieme a tutte le forze della coalizione che mi sostengono, siamo stati, siamo e saremo sempre pronti ad essere ospitali nei confronti dei rifugiati politici. Ribadiamo invece il nostro fermo no, il nostro fermo impegno nel combattere ogni forma di immigrazione clandestina.